Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Segnale News. La Banca Popolare del Cassinate partecipa attivamente alla mappatura dell'inquinamento con la donazione all'Associazione Medici di Famiglia di Frosinone in provincia di 4 centraline che utilizzano il sistema Ancler di rilevamento delle polveri sottili, centraline analoghe alle 8 già noleggiate dall'amministrazione comunale che verranno posizionate dai medici su due siti strategici della città di Frosinone. Un sito a Sora e un sito a Cassino. Alle 8 centraline dall'amministrazione locale si aggiungono per Frosinone le due donate dalla PPC che insieme alle tre acquistate dall'Associazione Medici di Famiglia consentiranno la rilevazione continua dei dati in ben 13 punti differenti del capoluogo. Una vera rete in difesa e per la prevenzione della salute della collettività, con dati costantemente aggiornati e a disposizione delle istituzioni preposte alle politiche ambientali, una rete di rilevazioni multiple interconnessa di facile fruibilità ed estrema utilità che mette Frosinone all'avanguardia fra le città europee per sistema di monitoraggio degli inquinanti aerei. Aprono i primi 4 health point fissi di Rieti, Frosinone, Cassino e Roma, con diversi obiettivi: lotta agli sprechi alimentari, promozione della filiera corta, dell'agricoltura di prossimità e dei farmers market. Procede a gonfie vele quindi l'iniziativa promossa dal Consumer Italia AgriCercando, progetto finanziato dalla Regione Lazio per la valorizzazione dell'agricoltura di prossimità e i mercati. Una rete di veri e propri sportelli aperti al pubblico dove il cittadino potrà trovare tutte le informazioni sui temi trattati da AgriCercando, conoscere il calendario delle iniziative in atto ed informarsi sul valore delle eccellenze del Lazio, considerando la stagionalità dei prodotti. In più aumenta la cognizione dei consumatori sulle coltivazioni e sugli allevamenti da cui vengono i prodotti. Un patrimonio, quello degli allevamenti e delle coltivazioni della nostra regione, che il progetto AgriCercando intende incrementare e promuovere avvicinando il consumatore ai produttori. I Giovani a Palazzo è il nome del progetto di alternanza scuola-lavoro che consentirà ai ragazzi del liceo statale Giovanni Sulpicio di Veroli di svolgere un periodo di apprendimento lavorativo nella prefettura di Frosinone. Sono 20 gli studenti che parteciperanno all'iniziativa, seguiti da un tutor scolastico e un tutor della prefettura. L'obiettivo della convenzione è quello di favorire la conoscenza delle attività sul territorio, arricchire la formazione scolastica attraverso l'acquisizione di nuove esperienze professionali, per un percorso formativo coerente con il profilo educativo e culturale dell'indirizzo di studi e utile all'orientamento nel mondo del lavoro. E anche per oggi è tutto con Segnale News, grazie per l'attenzione e linea allo studio.